Ciao a tutti, sono Alfredo Dini e oggi voglio parlarvi di Sadowski. Sadowski, marchio importantissimo, un brand americano molto famoso e al quale tutti noi bassisti siamo in un certo senso anche affezionati per la sua storicità. Sadowski, un marchio prestigioso soprattutto per la produzione dei suoi bassi di livello veramente superiore, ma Sadowski produce anche due pedali di preamplificazione, esattamente l'SBP1 e l'SBP2, ovvero Sadowski Bass Preamp. Oggi abbiamo con noi l'SBP2, questo simpatico oggettino che si presenta con uno chassis in acciaio veramente molto molto robusto e con dei controlli essenziali. Abbiamo un controllo di volume e un'equalizzazione a due bande con alti e bassi, selettore on off e nient'altro. Quindi dei controlli molto semplici, essenziali, proprio perché questo pedale si rivolge a tutti i bassisti che hanno bisogno di un sistema di equalizzazione semplice ma efficiente per poter aggiungere corposità, presenza e soprattutto quelle frequenze che solitamente rimangono un po' nascoste all'interno del nostro suono di basso. In particolar modo si esalta particolarmente con strumenti da elettronica passiva come ad esempio il jazz bass. È un pedale molto semplice da usare e dalla qualità veramente superiore, anche perché tutta la componentistica interna è realizzata con componenti discreti, quindi di altissimo livello. E il circuito riproduce fedelmente lo stesso circuito di preamplificazione che troviamo presente all'interno dei bassi Sadowski USA della linea professionale. E Sadowski è un marchio distribuito da Gold Music e oggi vi farò ascoltare alcuni preset, alcuni suoni per farvi capire le enormi potenzialità di questo pedale. Andiamo a sentire qualcosa. Thank you.
Bene, abbiamo visto in questi esempi come questo piccolo pedale della Sadowski SBP2 ci può fornire una gamma di timbri che è veramente varie e utilizzabili in qualunque contesto, in qualunque stile e in qualunque situazione di applicazione, dallo studio al live. Un pedale estremamente semplice che sicuramente darà soddisfazione a tutti coloro che lo sceglieranno. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!